Tornando a questo punto, completiamo questo esempio dell'estensimetro. Il doppio estensimetro, uno dedicato a sentire la sigma e la T e un altro dedicato solo a sentire la T, è un esempio di compensazione, e cioè è un esempio di sensore che, utilizzato opportunamente, tende a fare in modo che l'eventuale effetto della temperatura che sull'estensimetro, virgolette, singolo comporterebbe una sistematicità, automaticamente compensa questo effetto e mi porta in queste condizioni. Allora, incertezza, ripetibilità, poi dopo troverete stabilità. Che cos'è la stabilità? È un'informazione temporale, cioè vi dà un'informazione su quanto il sensore nell'uso e nel tempo, d'accordo, non degrada. Ok? Questa è un'informazione che certe volte è proprio esplicita e quindi viene quantificata. In molte situazioni questa stabilità la trovate nella letteratura tecnica. Perché? Perché ovviamente la stabilità comporta delle informazioni sull'interazione misuratore. Quindi in alcune situazioni il sensore non è pensato per alcuni ambienti chimici, per esempio in molte situazioni le termocoppie, che sono dei sensori di temperatura, in forni ossidanti funzionano, in forni riducenti non durano neanche un giorno. Allora la stabilità è un'informazione che vi deve dare la garanzia che voi usate il sensore, lo esponete, se così si può dire, all'interazione, perché vi ricordo lo schema, misurando sistema di misure, sistema ambiente, sistema ausiliario, sistema di utilizzazione, ma quello che condiziona fondamentalmente è il sistema ambiente, quindi l'interazione tra il sensore e l'ambiente nel tempo non deve degradare, quindi il segnale deve essere stabile. È chiaro che questo discorso condiziona le scelte, perché poi alla fine il mestiere del metrologo o del misurista è riuscire a far sposare in un matrimonio felice misurando e sensore di misura. E se ovviamente il matrimonio si corrode col tempo, poi si arriva al tempo. Perfetto, stabilità. Ecco perché. Ultima informazione che trovate: tempo di risposta. Attenzione, questa è l'informazione su quanto il segnale nel tempo dello stesso sensore utilizzato nelle condizioni in cui lo andate a utilizzare è, virgolette, non sensibile. Questo invece è un'altra cosa, è in quanto tempo il sensore si porta all'equilibrio con il misuratore. Questa informazione è complicata perché alla fine è un'informazione necessaria. Vi faccio un esempio per capirci, anche per farvi familiarizzare con i sensori di temperatura. Allora, questo sensore, e cioè questo filo sottile saldato, vedete, sono due capelli quasi, e questo sensore sono la stessa cosa, cioè all'interno di questa guaina
c'è un sensore come questo, sono due termocoppie, ok? Tutte e due sono sensori di temperatura, tutte e due si basano sullo stesso principio fisico, ma fra questo e questo, quello che fortemente cambia è questa informazione. Nel senso che questo sensore ha una guaina esterna che lo protegge, d'accordo, dall'interazione chimico-fisica con l'ambiente di misura. Questo sensore è nudo, e cioè è praticamente esposto senza protezione. Benissimo, è chiaro che questo, rispetto a questo, è più stabile questo, ok? Quindi voi lo potete assolutamente caratterizzare, nel senso che l'interazione chimico-fisica ambientale, virgolette, è volutamente fatta con una guaina. Normalmente le guaine sono tendenzialmente di acciaio basso legato, cioè quelli che sono resistenti il più possibile all'azione corrosiva. È chiaro? Questi sensori qui, invece, che si utilizzano, ovviamente, non è che si utilizza questo o quello, ognuno di questi ha una sua ragionata utilizzazione, sono molto meno stabili, anzi, il giunto di due metalli diversi che sta qui è il luogo principe di qualsiasi azione corrosiva, ok? Ricordatevelo, perché poi fa parte delle informazioni su cui poi l'ingegnere, quando si va a scontrare con l'artigiano, viene ridicolizzato, ok? Allora, siete molto giovani, ma a un certo punto nella nautica, fra le barche di virgolette plastiche e le barche di alluminio, ci fu una competizione. Per le barche piccole l'alluminio sembrava la soluzione, perché era molto di pari leggerezza, di pari lavorabilità, e virgolette era un metallo rispetto a un materiale che ovviamente è un materiale debole dal punto di vista dell'interazione di tipo meccanico. Dove hanno perso le barche in alluminio? Nel fatto che comunque non è che potete fare tutta la barca in alluminio, poi fate gli scalmi e li fate in acciaio, fate tutta la, diciamo, l'arredamento, e lo fate con materiali che non sono alluminio. Nel punto di contatto fra l'acciaio e l'alluminio, la salsedine marina ha fatto di tutto, ha fatto i buchi così. E questi buchi si sono verificati in questa operazione, si sono verificati nei primi anni dei collettori solari, quando voi avevate dei collettori solari in alluminio perfetti, li andavate a collegare ai tubacci della idraulica, e lì dopo un anno succedeva così, passa in buca così. Allora voi facevate i conti, che ovviamente portavano all'investimento di ritorno della gratuità dell'energia in 5 anni, ma dopo un anno si era bucato cose e tante salute. Chiaro? Allora, attenzione, un sensore di questo genere qui, che è un'idea geniale, se lo mettete in alcuni, anche in aria ambiente, dopo un poco si ossida, è finito il sensore. Allora, qui c'è un concetto ovviamente di maggiore stabilità di questo rispetto a questo, di maggiore capacità di questo rispetto a questo di non reagire. Però, se poi andate a vedere dal punto di vista dei tempi di risposta, questo misura la temperatura e va all'equilibrio con il gas con cui voi
andate a fare la misura, quindi dove lo immergete, in tempi dell'ordine di decimi secondo, e questo, virgolette, ci mette i secondi. E questo, che invece è un altro sensore di temperatura completamente diverso, ci mette 5 secondi. Che cosa significa? Significa tanto, significa che praticamente quando io ragiono e ragiono e vi siete stancati e sbuffate di ingresso uscita curva caratteristica e ragiono di misurando costante e di conseguenza di fascia di valori con cui lo strumento è autorizzato a rispondere a questo valore del misurando costante, faccio una forzatura, perché è difficilissimo che quando poi voi andate a utilizzare un sensore in campo il misurando è costante. Cioè questa è una forzatura. Normalmente il misurando varia nel tempo, nei forni varia perché state riscaldando e state facendo avvenire un processo tecnologico, è il contrario quando raffreddate, e in tutte le situazioni che voi potete immaginare, negli impianti di condizionamento, dovunque, l'ingresso costante è un qualche cosa che dovete forzare per realizzare. Chiaro? E cioè, il misurando è un qualche cosa che varia temporalmente. Bene, quando voi volete andare a misurare un qualche cosa che varia nel tempo, il sensore è sempre all'equilibrio temporale con il misurando? No. L'esempio più stupido è quando voi vi misurate la febbre. Quindi mettete il termometro sotto la scena, aspettate un minuto, 5 minuti, a seconda del sensore che avete scelto, giusto? Perché il processo che voi andate a descrivere con il tempo, qual è? Il vostro termometro sta alla temperatura ambiente, perché sta nel cassetto del comodino, giusto? Poi lo mettete nella cavità isoterma che voi pensate essere o l'ascella o il cavorale. Quindi praticamente la temperatura ambiente a tempo zero più da 20 passa a 37 gradi, giusto? E questa è la descrizione del misurante. Nella condizione più semplice, perché voi state descrivendo la misurazione della febbre, e cioè la misurazione di un valore metabolico che tendenzialmente è costante, giusto? Quindi dal tempo zero al tempo zero più voi ci avete un jump. Come risponde il vostro termometro? Fa questa stessa cosa? No, il termometro risponde così. E cioè, in pratica, ci sono dei tempi connessi all'equilibrio che si deve creare fra il valore della vostra temperatura corporea e il bulbo. Ok? Quando lo andate a leggere, attenzione, come al solito la matematica, se voi andate a descriverlo matematicamente, questa è una legge esponenziale, quindi se dovete interrogare il professore Corvi, dovete aspettare all'infinito per vedere se tenete la febbre. Non è possibile. Ingegneristicamente si ragiona quando si raggiunge il 99% del valore finale, se no staremmo aspettando l'infinito. Ok, nel frattempo siete morti oppure è passata la febbre. Chiaro? Allora, questo processo è un processo
che porta a, virgolette, definire dei tempi di risposta. Ok? Il tempo di risposta più semplice è quello connesso al fatto che voi poi dici, vabbè, voi ci sapete, la tengo, no, dopo un minuto non è che finisce. Ma è ovvio che questo processo nella realtà deve descrivere qualsiasi variazione temporale. Ok? E questo processo ovviamente è funzione non solo del sensore, ma dello scambio termico che avviene. Sicuramente qualcuno delle ultime file di quelli che sono amici di Cerci, ok, per fare filo a scuola una mattina hanno detto, mamma tengo la febbre, eccetera, mamma ci ha visto il termometro, sono alzato, sono andato in bagno, hanno messo il termometro sotto l'acqua calda e è scoppiato il termometro. Ok, perché? Perché ovviamente l'acqua calda tendenzialmente esce intorno a 48 gradi, 48-50. L'avete esposto al vostro sensore termometro a convezione forzata in acqua, quella che invece voi normalmente valutate essere il minuto è convezione naturale in aria. Fra la convezione forzata in acqua e la convenzione naturale in aria, il coefficiente di scambio è 10.000. E quindi i tempi di propagazione dell'energia termica sono un minuto diviso 10.000, cioè voi lo dovete solo infilare, se lo tenete un secondo quello ha già raggiunto 48 gradi e esplode. Quindi i tempi di risposta sono fondamentali per capire, ma io ho una temperatura che varia in un certo modo, il mio sensore come la segue? Riesce a sposare perfettamente? Oppure io devo leggere il valore e capire che c'è un ritardo nella risposta connessa al mio sensore? E questo ritardo nella risposta, fra questi tre tipi di sensore, per soli motivi non di qual è il sensore, ma di qual è la guaina e di che cosa c'è dentro la guaina, cambia completamente. Chiaro? Allora, quando voi andate a esporre questi tre a temperatura variabile, questo probabilmente segue il variare della temperatura istantaneamente, ma questi altri due vi danno un'informazione che è, virgolette, il valore della temperatura con un ritardo temporale nella risposta connessa alla caratteristica termotecnica di questi sensori. Quindi il tempo di risposta è fondamentale nel dire io metto un sensore che riesce a sentire e segue o metto un sensore e gli devo dare il tempo di leggere, per cui il valore che leggo è, virgolette, ritardato rispetto al valore che sto misurando. Non so se è chiaro il problema. Per esempio, nei sensori di temperatura voi trovate informazioni sui tempi di risposta in due condizioni che sono generiche. Uno, tempo di risposta in aria in convezione naturale. Quindi, aria ambiente, e qualcuno ci scrive calma, oppure acqua a un metro al secondo. Quindi lo stesso sensore vi dà tempi di risposta diversi in queste due condizioni, non perché il sensore è cambiato, ma perché sono cambiate le rapidità con cui l'interazione sensore-ambiente avviene. Chiaro? Quindi, in aria ambiente significa che il sensore è esposto alla convezione naturale.
e i coefficienti di convezione naturale H, quelli della legge di Newton, sono dell'ordine di 7/10. In aria a un metro al secondo sono dell'ordine di 1000. Dall'altro lato, scusate, è banale. Se ci ragionate un momento, è banale, lo sperimentate continuamente. Voi non è che quando di estate vi buttate in piscina avete la sensazione di raffrescamento perché la temperatura della piscina e la temperatura dell'iPhone sono molto differenti. Mediamente avete una temperatura dell'aria di 28 e la piscina sta a 24. Non è il delta T di 4 che vi cambia la sensazione, ma è il fatto che state in acqua o in aria. Estate in acqua che si muove, chiaro? E questo metro al secondo che trovate è un riferimento, perché nelle tubazioni, quando farete un poco di calcoli di tubazioni, mediamente l'acqua viaggia un metro al secondo. Questo è l'ordine di grandezza. È difficilissimo che viaggi a 2, e se per esempio qualcuno dice che viaggia a 10, significa che è una convenzione. Chiaro? Quindi attenzione, è fondamentale per gli ingegneri avere gli ordini di grandezza, ok? Quindi quando voi li buttate da 24, 28 gradi a 24, è il mezzo che è cambiato e il numero di Brand è 10 a 1, quindi teoricamente cambia di 10 volte, non avete la sensazione. Ma quando voi poi dopo vi tuffate avete una vostra velocità, il coefficiente di convenzione diventa 1000. Qua è tutto là il gioco. Allora, i tempi di risposta sono un'informazione fondamentale per capire se il sensore segue perfettamente le evoluzioni del misurando, che ritenerlo costante è una condizione che è connessa all'ipotesi di taratura per punti fissi, e che è un'ipotesi che è una forzatura, perché normalmente i sensori cambiano continuamente il valore, perché le temperature o le altre grandezze che misurate non sono costanti nel tempo, chiaro? Allora, quando voi a questo punto avete la contezza di tutti questi parametri, quindi tutti, dal campo di misura al tempo di risposta, andate a fare l'operazione di valutazione da un lato del funzionamento dello strumento e dall'altro di verifica dello strumento basata su quelle cose che io vi ho detto. Va bene?